In diretta su Radio Fantasy. Radio Fantasy. La radio a pezzi. E allora, signori e signori, in finale di puntata siamo già come... come sono spadino può usare? Lo sai che sono i suoi, però. Abbiamo Aldo Clock! Uomo, sono arrivato, voglio il microfono più vicino, uomo. Sei Martina vicino, cosa vuoi di più, Aldo? Questa mi distrae, ragazzi. Tu sei un Iron Man, preciso, lì, mi raccomando. Avevo intenzione di pompare la bicicletta. No! Martina, mi è venuto in mente di pompare qualcos'altro, uomo. Aldo Croc, altro che moderatore. Ti prego, ti prego. Allora, Aldo Croc si sta preparando a diventare Martina, un Iron ma Man. Ma quante atmosfere ci sono, uomo? Una bicicletta si pompa a 8 atmosfere, ma lì ce ne saranno almeno 12. Uomo. Benissimo, benissimo. È più pompata dell'acqua Bertieri Fantozzi, uomo. Martina, di la tua misura da reggiseno. Prima? No, dopo la cura. Dai, no. Aldo Croc, vai. Buonasera, uomo, sono venuto qui per parlarvi, ovviamente, di Iron Man. Grande Aldo, non aspettavo. Mi ha portato nella corsa, sì. E il Cobretti mi ha seguito. E io continuo a seguire Aldo, ragazzi. E vi ho parlato l'ultima volta di Iron Man, e vi ho detto che ci alleniamo al Parco Zoo di Lignano. Esatto, bellissimo. Bravissimo. Ma non tutti, uomo, possono allenarsi nel Parco Zoo. No, perché? Effettivamente no. E allora, uomo, tu sai com'è l'Iron Man? Dimmi, Cobretti, certo, cos'è l'Iron Man? La corsa, la bici e il nuoto, ragazzi. Il nuoto, cioè, uomo, tre specialità. Mica poco. 3,8 km di nuoto, se esatto, non sbaglio. Uomo. E 42 di corsa. Però prima ci va la bicicletta. E 180? 180. Bici alla fine la maratona, uomo. Bene, sentiamo Aldo Croc. Come si prepara per questa... Qual è la sua teoria di oggi per questa Iron Man? Uomo, l'importante è la scelta della compagna per un Iron Man. Uomo. Attenzione, come la compagna? Scusa, sì, cioè, tu devi avere una donna molto paziente. No, Aldo, adesso devo, no. Guarda che la Comune Socialista dice che le compagne vanno trattate in egual misura, cioè, quindi c'è la parità sessuale. Uomo, mi andava bene la tipa con le tette pompate, ma il coglione no. No, io invece volevo dire una cosa importante, visto che Aldo ormai il promotore dell'atletismo puro. Registra. Scusa, è il promotore dell'atletismo. Mettila in podcast questa, Ricky, per cortesia. Scusate, ragazzi, il Cecotti mi fa scuola. No, volevo dirti, ma scusa, la donna vicino non fa male a uno sportivo? No, uomo, il sesso è importante. Come importante? È importantissimo, però mi devi seguire, uomo. Sì. La donna va scelta bene, perché deve essere paziente, uomo. Ma sì, si deve anche incazzare quando serve. Ma quindi tu giochi al dottore? Puoi star zitto un attimo, se no non ce la facciamo, che sono già le 22, no, scusa. Ma perché il coglione deve stare zitto. Lo so, ma andiamo a altro. Allora, scusa, uomo, tu devi cominciare la mattina, ti alzi presto, facciamo veloci, devi andare a nuotare, uomo. Tu devi nuotare per 2 ore, uomo, 2 ore. Beh, devi nuotare. Due ore sono tante, però. Allora. Tu torni a casa dopo queste 2 ore e prepari 2 biciclette fuori di casa. 2 biciclette fuori di casa. Uomo, attenzione, segnati, 2 biciclette. 2 bici, uomo. Ragazzi, poi, signore. Cos'è che fai? Vai su a casa, prendi la donna, la spogli nuda, uomo. Sì. La metti sopra il tavolo, gli leghi le gambe nelle gambe del tavolo, uomo, e cominci a darci dentro la tua donna, uomo. Nudo, ovviamente. Ma non ti stanchi? No, uomo, no. La devi portare fino quasi all'orgasmo. Quasi. Quando sta per arrivare all'orgasmo, te ne vai, uomo. Ma è brutto, ma sei un po' un cattivo. No, devi ascoltare, uomo. Tu sei già nudo, devi solo mettere il passaporto. Sali in bicicletta e ti vai a fare i tuoi 100 km in bici, uomo. E lì ti rilassi. Ma non è che ti insegue quella donna, no, che è disperata, che è rimasta. Lei è legata. Ah, giusto. Dovrà lottare per liberarsi, uomo. Ma facciamolo finire, allora. Tu fai i tuoi 100 km, arrivi a casa, ti sei dimenticato della donna, uomo. Tu arrivi, questa si è slegata ed è incazzata nera, uomo. E dopo devi andare a correre. E ti rendi conto della seconda bicicletta che hai lasciato, uomo. Metti sulle scarpette e devi correre a piedi. Lei ha la bici e ha un pezzo della gamba del tavolo, uomo. E ti corre dietro, uomo. E lì farai le ripetute, uomo. Le famose ripetute. È fondamentale la donna incazzata. È bellissimo. Adesso capisco perché ci vuole la donna incazzata. E come ci devi andare a correre? Sempre nudo e col passamontagna. Siamo arrivati alla fine anche oggi della Radio Pezzi. Mettiamo una canzone e poi ritorniamo, vai! Radio Pezzi. Pezzi su Radio Fantasy.